questo video. Perché più sei stronza, più ti amano. Sei motivi. Prima di affrontare il tema, però, iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei miei video. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, seguimi su TikTok e su tutti i miei canali YouTube. E veniamo al tema, veniamo al tema. Perché più sei stronza, più ti amano. Allora, dobbiamo tenere presente un fatto fondamentale che è molto importante. Perché dobbiamo pensare una cosa, che se noi essere stronzi cosa vuol dire? Essere stronzi non significa essere cattivi o qualcos'altro, significa avere un atteggiamento irriverente. E le donne che hanno un atteggiamento irriverente e che ovviamente all'irriverenza uniscono anche la femminilità, il savoir-faire, l'essere intriganti, l'essere realizzate, è un mix letale, diciamo così, per sedurre, per coinvolgere, per far innamorare, perché hanno un grande potere. Dobbiamo tenere presente questo: le donne che hanno, diciamo, queste caratteristiche hanno un grande potere. Il potere di che cosa? Il potere di sedurre, il potere di conquistare, il potere di far innamorare. E è interessante, diciamo, renderci conto di un qualcosa di molto importante, interessante renderci conto di un qualcosa di fondamentale, che se tu avrai questo potere, riuscirai a sedurre tutti gli uomini che ti interessano. E ti dirò di più: se qualcuno non riuscirà a sedurlo, perché potrebbe essere questo, non te ne fregherà più di tanto. Perché, come dire, siamo in 8 miliardi su questo pianeta, cazzo, bisogna rendercene conto. Non è che puoi aggrapparti a uno in particolare. Quali sono i motivi per cui più tu sei stronza, più ti amano? Perché il primo è che le cosiddette stronze, tra virgolette, sono donne che non hanno bisogno di un uomo, perché sono in grado di autosomministrarsi emozioni. Questo sembra una cazzata, ma invece è un fatto fondamentale, perché se tu riesci ad autosomministrarti emozioni, non hai bisogno di qualcuno che te le somministri, e quindi la tua parte emotiva non sarà dipendente da nessuno. Perché la nostra parte emotiva, quando diventa dipendente da qualcuno che le dà emozioni, si prostra per questo. L'esempio che faccio sempre: se tu esci da un deserto assetata, non potrai fare a meno di bere l'acqua, cara Malgascione, e berrai anche l'acqua da una sorgente, da una pozzanghera di acqua sporca, non cercherai la sorgente di acqua pulita, né avrai la forza di dire: no, io se non è acqua minerale gassata, DOC con fettina di limone, non la bevo. No, perché sarei bisognosa. Invece, le cosiddette stronze, tra virgolette, che poi in realtà sono donne che non hanno bisogno di nessuno. Secondo punto, secondo motivo per cui più sei stronza, più ti amano, è perché le stronze sanno difendere il loro punto di vista, non hanno paura di parlare, non hanno paura di mandare a cagare un uomo, perché non hanno paura di stare soli. Quindi partono da un mindset come dire, inverso. Io sono, come dire, il premio. Eventualmente, se questo si comporta bene, prenderò in considerazione il fatto di uscire con lui. Altrimenti, fuori dei coglioni. Altrimenti, fuori dei coglioni. Non me ne sto lì a fare come dire, un dramma. Se c'è, c'è, se non c'è, fuori dal cazzo, avanti un altro. Questo è il punto fondamentale che fanno le donne, diciamo, di valore, le donne di successo. Agiscono in questo modo, non agiscono in modo diverso. E questo è un punto fondamentale. Le donne di successo, le donne di valore sanno. Non hanno paura di esprimere la propria personalità, non si piegano davanti a un uomo. Verranno giudicate stronze, ma seducono. Il terzo punto è che la stronza, tra virgolette, mette la propria felicità al primo posto. E se un uomo non è allineato, è indeciso, non lo prende in considerazione, non lo sopporta, se lo toglie dai coglioni in 4 secondi.
non sta a legarsi a uno che magari è, diciamo, indeciso, che non sa quello che vuole, che non sa quello che fa. No, no, se lo toglie i coglioni, punto e basta. Questo è un punto molto importante, questo è un punto fondamentale da prendere in considerazione. Dobbiamo tenere presente questo fatto. Ed è veramente basilare, è veramente importante questo. Quindi non sono cose banali, non sono cose di secondo piano, sono cose fondamentali che bisogna prendere in considerazione e rendersi conto che è così, cara Malgasciona, che le cose vanno. Non puoi sperare, diciamo, di essere una che dipende da qualcuno e poi, come dire, delegare agli altri la tua felicità, la tua infelicità. Impara a essere stronza. Un'altra cosa, che quelle donne che vengono giudicate stronze, in realtà sono donne determinate, che sanno esattamente quello che vogliono e quello che non vogliono. E tutto quello che non vogliono lo prendono e lo buttano nel cesso, compreso il maschio, diciamo così, che si comporta come non lo vogliono, lo scartano. Quindi deve avere questa forza. E poi il quinto motivo importante è che questo tipo di donna sono una sfida continua, perché non essendo prevedibili, essendo per definizione misteriosa, essendo per definizione una donna che è, diciamo, che è difficile, pone un grado di difficoltà elevato alla sua conquista. Non è una che la dà tanto per darla. Non è una che, come dire, non sapendo cosa fare, si fa trombare. No, è molto diverso. Una donna di valore, una donna di qualità, sa quello che vuole, sa cosa ottenere, come ottenerlo. E se ne sbatte altamente i coglioni di quelli che non si comportano come lei vuole. Questo è un punto fondamentale. Non ha paura di perdere l'uomo che gli interessa. Ecco, questo è il sesto punto basilare. Non ha paura. Non ha paura e anzi, se lo perde, dice un coglione di meno. Come dire, un coglione di meno, me ne troverò un altro meglio. E quindi è per questo che viene giudicata stronza. Ma in realtà le stronze sono donne determinate, sono donne che sanno esattamente quello che vogliono, non si fanno infinocchiare, diciamo così, dal primo coglione che passa. Quindi questo è il loro potere ed è un grande potere. Se tu non ne riesci a tenere questo, non riesci a fare questo, sarai solo una poveraccia. Una disperata, e allora ti innamorerai anche magari di uno bello e tutto, ma che cazzo te ne frega? Devi imparare a toglierti dei coglioni, e al più presto, e allora soltanto così riuscirai a sedurre chi vuoi, e comunque uscirai sempre vincente, perché chi non si farà sedurre è fuori dai maroni, e non ti interesserà più di tanto. Per questo video è tutto, seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, su TikTok.